Quello che faccio qui attraverso lo yoga è quello di tornare a riscoprire le nostre vere potenzialità. Grazie alle asana, le posizioni dello yoga, il nostro corpo va a raffigurare cose che in natura già esistono, come gli alberi, le montagne, gli animali, la luna e il sole. Prendiamo ad esempio Vrikshasana, che è la posizione dell'albero. L'albero è formato da radici che affondano nella terra, da un tronco che si erge verso il cielo e dalle fronde che sembrano grandi braccia pronte ad abbracciarti. Nel rappresentare l'albero, noi attraverso il nostro corpo, quello che facciamo è far partire dai nostri piedi le nostre radici. Più crescono forti dentro la terra e più ci fanno sentire radicati. Quindi la posizione dell'albero in noi ci permette di farci sentire radicati e sicuri, e questo va a migliorare il nostro equilibrio, la nostra centratura e la nostra forza.